Gianfranco Rosini presenta in anteprima la mostra di Andy Warhol, un viaggio nella vita dell'artista ma anche dell'uomo, con una collezione straordinaria di pezzi qui a Palermo a Palazzo Santelia. Allora, abbiamo esposto nelle sale di Palazzo Sant'Elia le opere che vanno dal 1957 con una delle prime opere che è Goldbook, poi c'è un libro di cucina realizzato da Andy Warhol e da sua madre insieme a Suzy Frankfurt, che è un libro da colorare, quindi è anche una cosa didattica. Abbiamo altre opere didattiche perché abbiamo pensato anche alle scuole e abbiamo anche le grandi opere come Marilyn, Liza Minnelli, Elvis Presley, Mick Jagger, tutte, Tina Turner, tutto quello che è, diciamo, Loredana Bertè, anche gli italiani, Miguel Bosé, italo-spagnolo, abbiamo tutte le star, tutte quelle che a noi sono piaciute, le star del cinema e della televisione, insieme alla pop, ai barattoli Campbell, ai dollari firmati, i dollari opere uniche, i flower, tutto quello che è l'iconografia di Warhol racchiusa in un racconto che è stato quello del nostro incontro con Warhol. Quindi, Ladies and Gentlemen, ad esempio, sono stati quelli che hanno iniziato la nostra collezione e hanno una parte importante della mostra insieme a Drag Queen e altre cose. L'eccezionalità di questa mostra risiede nel fatto intanto della corposità, del numero di pezzi esposti che, come ci diceva, non sono solo opere ma anche, diciamo, effetti personali, tra cui quali? Certo, abbiamo esposto il passaporto, la cartella clinica di quando purtroppo è stato colpito da 3 colpi di pistola di questa pazza, e quindi abbiamo la cartella clinica con scritto punti 80 dollari, ricovero e anestesia, che è carina per fare vedere, diciamo, cosa gli è capitato a quest'uomo, la pagella della scuola, le foto di quando era piccolo, un po', diciamo, di storia personale che fanno calare lo spettatore anche in quello che era l'uomo Andy Warhol.